È una delle icone del cinema mondiale, vincitrice di due premi Oscar e numerosi Grammy. Barbara Joan Streisand nasce a Brooklyn in una famiglia ebraica. Suo padre muore quando lei ha appena 15 mesi. Il tormentato rapporto con il patrigno segna tutta la sua vita, personale ed artistica. Barbara debutta giovanissima nella musica nel 1962. Il successo discografico porta su di lei anche l'interesse di Hollywood. Diventa protagonista di molti film di successo, tra cui il musical Funny Girl, con cui vince un premio Oscar. Ebraismo e cinema si sono uniti molte volte nella carriera della Streisand, come nel film Yentl. Dove fu la prima donna a scrivere, produrre, dirigere e recitare un importante film. Tratto dal racconto di Singer, il film è ambientato nella Polonia dei primi del Novecento. Jent è una ragazza ebrea che ha un forte interesse per i testi sacri ebraici. Interesse che la porterà a travestirsi da uomo alla morte del padre, per poter continuare a studiare contro il volere di tutto il villaggio. Così si presenta in una yeshiva come Henschel, dove si innamora del giovane Avigdor. Ne nascono delle situazioni grottesche che porteranno Yentl a decidere di lasciare la Polonia e partire per gli Stati Uniti, finalmente libera e non penalizzata dall'essere donna. Il film uscì nel 1983. Proprio nel periodo in cui il Jewish Theological Seminary, la più importante istituzione culturale dell'ebraismo conservatore, apre le iscrizioni alle donne. Torneremo a parlare di Barbara Streisand e della sua carriera, ma prima riviviamo insieme le emozioni della Tikva, cantata in una trasmissione televisiva nel 1978. Call on my name.